Solenne cerimonia in Aula Magna all'Università di Teramo per la consegna dell'alta onorificenza a Guido II degli Aprutini a due grandi donne, Emma Bonino e Edith Bruck. L'ultima cerimonia per il rettore Luciano D'Amico, che sancisce di fatto il passaggio di consegna al magnifico Dino Mastrocola. Un saluto alla città di Teramo da parte di D'Amico, che è stato applaudito a lungo da autorità, tra le quali Giovanni Legnini, studenti e cittadini presenti. Il suo discorso sulla paura legittima di ognuno di noi, che va superata non con l'odio ma condividendola con gli altri, riconoscendosi parte di una comunità, ha introdotto la commovente testimonianza della poetessa Edith Bruck, deportata a 13 anni ad Auschwitz e sopravvissuta agli orrori nazisti. Come si potrebbe non rifare gli stessi errori? E l'uomo rifà sempre lo stesso errore, perché l'uomo non impara da niente. Assolutamente tutto ricomincia da capo. Proprio una cosa abbastanza impressionante, perché tutti noi abbiamo pensato che dopo Auschwitz ci sarà una svolta nel mondo intero, nel senso almeno in Europa, no? Invece come non fosse successo nulla, nel senso che tutti volevano rimuovere. Ma come fa lei a confrontarsi sempre con questi brutti ricordi? E devo confrontarmi anche perché prima di tutto abbiamo promesso ai morenti. Io ho lavorato a Bergen-Belsen con i cadaveri, devo dire, no? Alcuni non erano ancora morti e noi portavamo una grandissima specie di piramide, tutti questi morti, per svuotare totalmente, quanto siamo arrivati dopo la marcia della morte, il campo che abbiamo preso noi, e loro hanno detto: se voi tornate, se voi ce la fate, raccontate. E noi raccontiamo anche per loro che non hanno voce, quindi dobbiamo. Primo Levi diceva che i veri testimoni sono quello che non ci sono più. Edith Bruck dice che in Europa soffia un vento nero. Si manifestano fenomeni molto preoccupanti nella società, sulla rete, sentimenti di odio, antisemitismo, razzismo, che costituiscono fenomeni molto preoccupanti. Edith Bruck, che simboleggia con la sua storia personale, la sua vicenda umana, il periodo più buio della storia dell'uomo, fa bene a ricordarcelo.